Quarta giornata di eccellenza siciliana, sapore di derby al San Gaetano di Belpasso, Catania-Monreale e per eccellenza il derby Catania-Palermo. E allora ecco il clima delle grandi occasioni, c'è il tifo rosso-azzurro con cori e incitamenti dagli spalti. In più è la partita che vale il primato a punteggio pieno, avendo entrambe le contendenti alla poltrona d'onore disputato e vinto due confronti su due e aver già osservato il turno di riposo. Nel Catania c'è Marem nel bel mezzo di uno stadio col Manchester United femminile, ma per questo sabato pomeriggio è fondamentale l'apporto del capitano, vista la qualità e la caratura del match in programma. Al suo fianco Beatrice Vitale, alla prima assoluta in carriera, lei che solo all'alba di questa stagione ha iniziato a calcare i campi da calcio. Nella difesa a 3 torna Sofia Lovecchio, nel centrocampo a 5 si rivede Migneco, in panchina l'ultima arrivata Diana Finocchiaro. Esterno di difesa e ritorno di una ex che rievoca i fasti della Serie B del recente passato. Avanti Catania in avvio, Cassandra Gatti apre il compasso dalla bandierina, in piena aria Cristina Krenciashvili, 1-0 Catania, 8 minuti sul cronometro, Etnee in vantaggio sul Monreale, segna anche di testa Cristina Krenciashvili, secondo gol consecutivo, terzo complessivo per la numero 7 Made in Georgia. Fa il compito con cura dei dettagli la difesa, qui denti lanciata a rete, Lovecchio invalicabile. Cuore e passione dalla tribuna che si colora di rossa-azzurro col passare dei minuti, c'è il tifo ultra incessante. Catania col controllo delle operazioni in campo, attenzione a Marem dal limite, bersaglio di poco alto. Dall'altra parte il Monreale sbatte contro una retroguardia che si dimostra per ampi tratti di gara una vera e propria corazzata. In questa occasione è Francesca D'Ambra che non concede il benché minimo spazio a Denti. Per il Catania solo applausi, ma almeno sinora anche Castigliegio va in vetrina, va ad abbrancare con ottima scelta di tempo un pallone aereo. Ma rischia di essere punita la squadra di Peppe Scuto quando perde il comando delle operazioni. Doppia incertezza che consente a Denti di involarsi. Castigliaccio ci mette del suo per sbarrarle la strada. Minaccia Monreale. Si rimane sempre sull'1-0 alla mezz'ora. Migneco in collaborazione con Di Stefano dialogano a centrocampo verso poi il centro. Martella può esplodere il destro. Figuccia in chiusura con qualche patema. Ancora in manovra Migneco, Marem si gira ma non c'è spazio, rinvio Monreale, Agati gioca a tennis con Papu Martella, Agati apparecchia il piatto, corre Beatrice Vitale da dietro, efficacissimo il pressing su Figuccia, 2-0 Catania, Beatrice Vitale alla primissima presenza, un gol di scaltrezza e opportunismo condita da una corsa eccezionale. Raddoppio Catania al 43esimo, si infiamma la torsida Etnea, magic moment Catania all'intervallo, Monreale al tappeto 2-0 dopo i primi 45 minuti di gioco, un Catania abbastanza convincente con qualche sbavatura in difesa ma praticamente perfetto, e allora si riparte la ripresa, Ribellino e Ravvolgi in combinazione, Lovecchio cancello con su scritto non si passa. Poi Marrone sbaglia D'Ambra a rinviare, in agguato Oliveri che ringrazia per il regalo, serpentina ed è 2-1. Accorcia il Monreale, gol di Oliveri, palermitani di nuovo in partita, sono trascorsi 3 giri di lancette dall'inizio della ripresa, il derby non è finito. Martella ci prova da fuori, no, non è il momento migliore e si vede per il Catania che va sotto nella propria tre quarti, attenzione a Ravvolgi, ci prova da 25 metri, scalda il destro, pallone tra palo e portiere, 2-2, colpo di scena al San Gaetano, si rimette in parità Catania-Monreale, che partita, 20 minuti di follia rossa-azzurra, è tutto da rifare per la formazione Etnea, occorre carattere, ma soprattutto bisogna ricomporsi mentalmente, un calo fatale nell'arco di 20 minuti, adesso siamo al 21esimo, pareggiato Ravvolgi, 2 pari al San Gaetano, e allora Catania in avanti, a testa bassa, soprattutto con la testa, rinvio dal fondo Monreale, intercetta Gatti, c'è il campanile, non escono le ospiti, Vitale ha un grandissimo senso della posizione, la mette morbidamente in avanti Marem,
Marem, c'è solo un capitano. 3-2 Catania nel sabato della toccata e fuga. È proprio Marem a buttarla dentro. 24esimo della ripresa, il Catania si è ripresa in pochi istanti la partita. 3-2, torna nuovamente in vantaggio la formazione rossa-azzurra. E subito dopo il gol, qualche scintilla all'interno del rettangolo di gioco. Proprio Marem ne fa le spese, viene ammonita. Il Monreale non ci sta, l'arbitro Pecora di Messina non risparmia, cartellini. Ma nel derby tutto è lecito, anche questo è Catania-Palermo in salsa femminile. Peppe Scuto alla mezz'ora decide per il primo cambio, il momento di Diana Finocchiaro, esordio stagionale per lei, lascia tra gli applausi Cristina. Stringono i denti le rossa-azzurre nel recupero, mischia furibonda da calcio d'angolo, Cascione non riesce a correggere in rete, proprio Diana va a conquistarsi una preziosa punizione all'interno dell'area piccola. Ed ecco qualche secondo più tardi il triplice fischio, esplode la gioia in campo e sugli spalti, il derby di Sicilia dell'eccellenza Sicilia femminile va al Catania, 3-2, primo posto a punteggio pieno dopo 4 giornate, superato il Monreale con sofferenza ma con merito e adesso testa e gambe a Marsala dall'altro lembo dell'isola, domenica 10 febbraio, una lunghissima trasferta per il Catania che varrà il titolo d'inverno.